Torino c'è l'ILCEA di via Sansovino e noi. Prima c'era le concerie di Borgaro, che erano molto grosse, perché a un certo momento, voi lo saprete, le concerie di Borgaro sono state prese dalla Fiat. Cioè, per un periodo di tempo, la Fiat, quando prendeva un po' tutto, c'è stato un periodo che la Fiat, per differenziare la propria attività, aveva creato un ufficio che faceva altro che ricercare in giro aziende da incorporare poi alla Fiat. E tra l'altro abbiamo preso questo Pimpinelli, aveva due figlie che non si sono interessate dell'azienda e l'hanno ceduta alle concerie di Borgaro. C'erano le CIR di via Stradella, ma ce n'erano tutte le più grosse concerie d'Italia erano qui a Torino. Le concerie erano una vostra concorrente di fatto? No. Noi abbiamo sempre fatto un tipo di produzione un po' fine a se stessa. Noi avevamo, allora, come si può dire, concorrenti al 100% nostri, c'era solo la tanneria Marconi Beige. Perché? Nessuno in Italia spacca le pelli in due parti come facciamo noi e lavora sia il fiore, che è la parte dove è attaccato il pelo, che la carne, che è la parte che è attaccata all'animale. Tutti gli altri lavorano o la carne o il fiore. Noi invece eravamo qui in Italia gli unici che lavoravano da una parte all'altra. C'era un'altra ditta a Ugnano, la quale ha chiuso molti anni fa, che non ci riusciva.